YouTube のご覧の皆さん、セレナです。久しぶり。Allora, molti di voi mi scrivono spesso sia su Facebook che su YouTube che vorrebbero andare in Giappone. Quindi molti dicono: ah, ma tu come fai? Ah, io ci vorrei andare, però non so quanti soldi mi servono, non so parlare la lingua, non so dove cercare, come andare. Ecco, molto tempo che voi passate a dire non so come fare, è tempo che potreste utilizzare per cercare una soluzione, perché le soluzioni ci sono. Volete studiare giapponese in Giappone? Beh, perché no, si può fare. E oggi faccio questo video proprio perché, viste le mie esperienze, vorrei provare a darvi qualche consiglio o qualche, insomma, suggerimento su come venire a studiare giapponese qui in Giappone. Ovviamente venire in Giappone solamente per studiare non è il sogno di tutti. Diciamo, c'è chi magari sogna di trovare un lavoro, oppure chi vorrebbe fare semplicemente un'esperienza e stare sei mesi a un anno, due anni e poi tornare in Italia, oppure chi non può venire per lungo tempo e quindi vorrebbe anche solo passare un mese qua. Beh, qualsiasi di queste soluzioni è possibile. Il primo strumento che vi serve è uno strumento di cui voi tutti disponete ed è, per l'appunto, internet. Tuttavia, internet, essendo uno strumento molto utile, può creare anche molta confusione. Ad esempio, se cerchiamo scuole di lingua, cioè in inglese magari Japanese Language School in Tokyo, ci verranno fuori una barcata di siti e ovviamente a chi si è appena avvicinato a queste possibilità non è molto chiaro, cioè qual è la migliore scuola, qual è la scuola che si adatta di più alle mie esigenze o la più economica. Ci sono tantissime scuole solo qui a Tokyo e poi magari molti di voi non vogliono neanche studiare a Tokyo, che magari andare, che ne so, Osaka, Kyoto, Okinawa. Poi studiare ad Okinawa la vedo dura. La prima volta che ho cercato una scuola di lingua giapponese non ne sapevo assolutamente niente. Mi ha aiutato un mio amico giapponese che come me non ne sapeva assolutamente niente. Quindi ci siamo buttati un po' sulla prima, che poi vabbè, diciamo, abbiamo avuto la botta perché mi sono trovata abbastanza bene. Però diciamo, col senno di poi, magari avendo avuto un aiuto in più, qualche conoscenza in più, magari avrei potuto orientarmi su anche tante altre scuole. Diciamo, la scelta che per me era stata un po' complicata, perché appunto io non sapevo né livello né cosa, poi il mio giapponese era proprio terra, quindi mi sono buttata su quella. Quando sono venuta in Giappone, poi, a uno dei tanti eventi, international events che organizzano, ho conosciuto dei ragazzi che stavano, praticamente avevano un progetto, l'avevano già messo in atto, che però ovviamente era un progetto molto piccolo, cioè ragazzi che come me erano venuti in Giappone, avevano studiato nelle scuole di lingua e come me avevano avuto lo stesso problema, ovvero quello della poca chiarezza, e quindi avevano messo su questo progetto. Il progetto si chiama Gogo Nihon. Io ovviamente ve l'ho già nominato tante volte sia sulla fanpage sia sul canale, perché sinceramente secondo me fanno una cosa fantastica. Ovviamente per lo studente, per chi è interessato, è completamente gratuito. Quindi diciamo, la seconda volta io ho avuto anche bisogno di cercare un alloggio, e anche lì proprio come le scuole, cioè vabbè, molti stranieri conoscono la Sakura House, però io ovviamente studiando giapponese non volevo abitare con altri stranieri, volevo abitare con giapponesi.
e quindi anche lì per i prezzi, le zone, molto complicato. Quindi devo dire che loro mi hanno aiutato veramente tantissimo, mi hanno trovato questa casa qua, è molto vicino alla scuola, era una zona fantastica, che è Jugaoka, poi vedete vicino a Shibuya, se venite a Tokyo vi consiglio assolutamente di visitarla. E quindi devo dire che senza di loro io ovviamente non lo so, probabilmente non so se mi sarebbe capitata la fortuna una seconda volta, quindi io li ringrazio veramente tantissimo. Ovviamente io non ho dovuto pagare niente a loro perché loro hanno fatto tutto gratis, anzi sono stati gentilissimi, mi hanno seguito, poi ovviamente ho fatto 20.000 domande e ho avuto anche modo di collaborare con loro agli eventi. Infatti non so se avete visto la loro la pagina Facebook, hanno anche un sito, e abbiamo collaborato a questi eventi che ovviamente aiutano molto gli studenti che vogliono avere, praticamente tu studente arrivi in Giappone e dice "Moh". E quindi anche per farsi degli amici, ovviamente se volete parlare giapponese dovete farvi degli amici giapponesi. E gli eventi aiutano molto, visto che ci sono molti giapponesi interessati a culture straniere. Addirittura ho incontrato io dei ragazzi che studiano l'italiano e che ora sono in Italia appunto a studiare l'italiano. E quindi diciamo si crea questo grande scambio culturale fra stranieri e giapponesi, grazie agli eventi che organizzano questi ragazzi. Come vi ho già detto, è un servizio recente, quindi diciamo che piano piano si sta ingrandendo, però è bello vedere che comunque anche in questo campo, che fino a qualche anno fa, cioè pensare vado a studiare in Giappone, non lo so, cioè già a me mi vedono un po' come un'aliena nella mia città, però insomma diciamo che piano piano anche queste cose sono possibili e sono molto più accessibili. Infatti se voi vedete il sito ci sono già tutti i prezzi, quindi uno può anche scegliere una scuola a seconda del proprio budget. E inoltre per chi non, ovviamente prima l'ho detto, chi non può rimanere per un anno o cosa, per esempio vuole rimanere due settimane a luglio, c'è anche la possibilità, perché organizzano pure dei corsi estivi in cui mi sembra che poi voi potete scegliere anche delle attività extra. Alcune attività sono comprese nel prezzo, il costo copre la scuola e l'alloggio, non copre il volo. E praticamente poi dopo a seconda delle attività che scegliete, ma ci sarà un prezzo o un altro, quindi è molto comodo perché ovviamente voi decidete che cosa fare. E tra le attività penso che ci siano ovviamente i matsuri, visto che l'estate è la stagione dei matsuri, che sono festival tradizionali giapponesi per chi non lo sapesse, e tipo vestire yukata oppure fare cerimonia del tè oppure andare a vedere vari quartieri, Akihabara, Shinjuku, Shibuya. Vabbè, insomma io non vi anticipo più niente anche perché non ne usufruirò, però io vi lascio il link qua sotto così chi è interessato magari si va a dare un'occhiata. Ecco, diciamo, io sono questi praticamente i consigli che vi voglio dare per venire in Giappone, visto che comunque penso che sia una cosa valida e ha tutto il mio appoggio al 100%. E a volte so che vengono anche in Italia a fare delle conferenze, o comunque se avete dei dubbi scrivete pure le mail, tanto lo staff è lì, vi risponde gentilissimo. E niente, magari anche se state solo pensando di venire a studiare in Giappone, ma scrivete senza impegno, perché comunque anche farsi un'idea, quello che magari oggi è un vostro sogno non è detto che domani non potrà diventare realtà. Per quanto riguarda gli annunci personali, io ho deciso di tornare in Italia a luglio, poi vi spiegherò perché, comunque diciamo che è stata una mia decisione, e probabilmente ci vedremo anche a magari qualche incontro, qualche fiera del fumetto. Io continuerò ovviamente
a fare video sul Giappone, sulle lezioni, ovviamente, e magari anche degli eventi sul Giappone che ci sono in Italia, insomma. Bene, il video di oggi conclude qui. Ovviamente se avete altre domande chiedete a me oppure chiedete allo staff di Gogo Neon. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!